Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questa nuovissima reaction. Ringrazio chiunque ragazzi mi abbia segnalato questo trailer perché in effetti io personalmente non ero neanche a conoscenza del fatto che Bethesda stesse sviluppando un gioco su Indiana Jones. Veramente sono caduta dal pero completamente, non ne avevo la minima idea, non ne avevo mai sentito parlare. Ed essendo io comunque una grande fan di Indiana Jones, perlomeno ragazzi dei primi tre film, quelli veramente storici, quelli fantastici, ovviamente non posso non fare la reaction a questo trailer perché se c'è un gioco su Indiana Jones bisogna un attimino indagare e vedere se può essere un prodotto interessante, magari anche da prendere al lancio. Stiamo parlando comunque di Bethesda, non insomma una casettina così da due spiccioli, però una fregatura potrebbe essere sempre dietro l'angolo, quindi sono davvero tanto curiosa ragazzi, ma anche un pochettino perplessa perché non ne avevo mai sentito parlare, non so, magari mi sarà sfuggita a me, però non lo so, evidentemente non gli hanno fatto tutta questa grandissima pubblicità. Fatto sta che questo trailer, che è in italiano tra l'altro, ha un gameplay, quindi ci faranno vedere a grandi linee principalmente come sarà appunto il gameplay di questo gioco. Il gioco si chiamerà Indiana Jones e l'antico cerchio, quindi dovrebbe effettivamente, io spero, riprendere caratteristiche, aspetti tipiche ovviamente di questo eroe, se lo vogliamo chiamare così, che comunque ci è rimasto nel cuore, perché a me personalmente è rimasto nel cuore ragazzi, e a quanto ho capito sarà esclusiva Microsoft, quindi non sarà giocabile su PlayStation, Nintendo, altre robe così, niente, sarà esclusiva Microsoft. A Microsoft ragazzi se ne sta uscendo con diverse esclusive interessanti, l'abbiamo visto nell'ultima reaction ai vari trailer che avevo fatto l'ultima volta. Tra l'altro giusto ieri, anzi due giorni fa in base a quando pubblicherò il video, è stato anche annunciato quando uscirà Hellblade ragazzi 2, e uscirà il 21 maggio di quest'anno. Io sono rimasta veramente basita perché sinceramente non mi aspettavo che l'uscita fosse prima dell'autunno, cioè pensavo veramente che l'avremmo potuto giocare a fine anno principalmente, invece ce lo sparano così prima della metà dell'anno, del tipo oh mio dio corriamo ai ripari, perché ragazzi ovviamente per giocare un gioco del genere bisogna avere o un buon PC o una Xbox che sia serie S o serie X, perché sarà disponibile per entrambe, e quindi io devo vedere un attimo che devo fare ragazzi. A parte tutto, bando alle ciance e andiamo a guardare insieme questo trailer. Lasciate che vi dica una cosa che vi sfugge, dottor Jones. Mentre voi perdevate tempo con giochi inutili, io giocavo con voi. E state chiedendo se forse non sarebbe stato meglio trovare una ragione di vita invece di finire qui, morto e dimenticato tra le sabbie dell'Africa. Oh mio Dio! I miti, la storia, solo modi diversi di interpretare il passato. Millenni di pensieri e credenze dell'umanità perduti e sepolti. In attesa di essere ritrovati. Non puoi sempre scappare Marcus. Dai tuoi problemi, Indiana. Sta a vedere. Nel corso della storia, l'umanità ha costruito in vari luoghi dal grande valore spirituale, tracciando una linea che li attraversi tutti uno per uno intorno al globo, si ottiene un cerchio perfetto. Io ho già avuto a che fare con questa gente. Credimi,
Non è stata una passeggiata. Bene, adoro! Allora. Vediamo se riesce a stare al passo. Come sarebbe a stare al passo? Madonna! Patrono degli angeli caduti. Protettore del Circulus. Dell'antico cerchio. Ti rendi conto di quanti secoli aveva? Raga! Fermi tutti, fermi tutti. Allora, uscirà quest'anno, non hanno specificato quando. Sarà disponibile al lancio col Game Pass. Io continuo a dire Microsoft, cioè del tipo mi inquino ai tuoi piedi. Ma fermi tutti, ragazzi. Allora, vi avevo detto inizio video che ero un pochettino titubante, tra virgolette, perché quando si fanno giochi su cose del genere, nel senso giochi magari che si ispirano a film, eccetera, eccetera, io rimango sempre un pochettino titubante. Ma vi devo dire, allora, probabilmente molti videogiocatori potranno avere da ridire, sono quasi sicura, ragazzi, sulla scelta della prima persona, perché magari diranno però, cioè, in persona Indiana Jones sarebbe stato bello vederlo in terza persona, e da un certo punto di vista posso anche essere d'accordo su questo. Però vi dirò che sinceramente, allora, io solitamente preferisco la terza persona e su questo siamo d'accordo, però non per questo mi privo della possibilità di giocare a giochi solo perché sono in prima persona, perché ho giocato veramente tanti giochi in prima persona, ragazzi, degni di essere giocati, ok? Cioè giochi con la G maiuscola. E questo quindi non mi fermerà dal giocare questo gioco, perché ho respirato veramente, ragazzi, le atmosfere tipiche di Indiana Jones e dei suoi film, delle sue avventure. Quello che ho potuto vedere è che ci saranno sicuramente tanti momenti dedicati anche all'azione, perché c'erano anche tanti momenti di azione nei film di Indiana Jones, quindi ovviamente ci hanno inserito quello, ci hanno inserito enigmi da risolvere, visto comunque i posti in cui ci troveremo, cioè posti antichi, posti enigmatici, eccetera eccetera. Quindi lui era comunque un professore, ragazzi, di archeologia, quindi era anche capacissimo di risolvere enigmi e roba del genere, quindi ci hanno inserito anche quella componente lì, ci hanno inserito comunque la componente del combattimento, diciamo così, se lo possiamo chiamare combattimento, perché comunque lui ovviamente anche, ragazzi, si dilettava tra virgolette nel corpo a corpo con la frusta e tutto il resto appresso. Quindi devo dire che ho visto tutte cose che avrei voluto in un gioco su Indiana Jones. Poi tra l'altro, allora, a livello tecnico non lo so, ragazzi, voi cosa ne pensate dal punto di vista delle animazioni e tutto il resto, forse avrebbero potuto fare un pochettino di più, ma vi dirò che comunque anche i modelli dei personaggi che vediamo eccetera non mi dispiacciono. Poi lo sapete che io non sono, ragazzi, il tipo di persona che si sofferma troppo sull'aspetto grafico, perché per me quello va poi un pochettino in secondo piano. Ok, quindi di quello mi importa poco, ma mi importa vedere che hanno inserito poi tra l'altro tanti luoghi, ragazzi. Ho visto la Sfinge, ho visto un tempio, sembrava Inca o roba del genere, quindi gireremo parecchi luoghi, come tipico appunto del personaggio di Indiana Jones. Ci ritroveremo a combattere comunque contro tanti nemici con strumenti che sono suoi tipici, tipo appunto la pistola, la frusta, i pugni. Ci saranno tanti momenti di azione. L'ultimo che ci hanno fatto vedere è lui che salta da un aereo all'altro, cioè, ragazzi, che dire, io alzo le mani e dico che sono entusiasta di quello che ho visto, e secondo me ci può essere uscito un gioco veramente interessante. Poi a maggior ragione, ragazzi, sarà al lancio col Game Pass. Che fai, te ne privi? Assolutamente no, come sarà per Hellblade 2, come sarà per il futuro gioco di Kojima, perché mi sembra che pure quello sarà col Game Pass. Io continuo a dire Microsoft
cioè altri scansatevi proprio ragazzi, perché qui siamo proprio a un livello superiore da questo punto di vista. Quindi al lancio col Game Pass, adoro Indiana Jones, mi è piaciuto quello che ho visto, sicuramente lo giocherò ragazzi. Ovviamente ragazzi ci tengo a sapere anche voi che cosa ne avete pensato, che impressioni vi ha lasciato questo trailer, se siete fan di Indiana Jones come me, se questa musica, tra l'altro anche le musiche ragazzi ovviamente c'è il suo motivetto inconfondibile, se insomma tutto ciò che avete visto ha risvegliato quel senso di nostalgia meraviglioso che ha risvegliato anche dentro di me ragazzi, perché è una cosa che va da sé fondamentalmente. Quindi fatemi sapere qua sotto in commento che cosa ve ne è sembrato. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!